8 giornate e 7 punti di ritardo dalla vetta è il primo dato incontrovertibile che salta agli occhi. Il Pescara, costruito per competere per la vittoria del campionato, ha una strada in salita. Niente di compromesso in questo momento della stagione, ma è chiaro che è necessario cambiare passo e le prime risposte devono arrivare subito dal doppio turno casalingo. Fermana prima, Modena poi, lasciare per strada altri punti complicherebbe tutto. Un ritardo, quello accumulato in 4 giornate nelle quali il Delfino ha messo insieme la miseria di 3 punti, su cui pesa come un macigno lo scontro diretto perso con la Reggiana. La disastrosa direzione di gara ha lasciato il segno, ma a pensare solo a ciò è fuorviante. La gara di Chiavari ha confermato quello che anche le altre partite hanno detto. Questo Pescara continua a prendere gol con una facilità disarmante. Questione di equilibri, certamente, ma anche di atteggiamento. Prendere il primo gol di Lescano dopo aver perso 3 contrasti in piena area di rigore, o prendere il gol dalla bestia nera Schenetti con tutta la linea schiacciata in area senza che nessuno esca sulla palla e sul tiratore. Sono dinamiche che la dicono lunga e sono sulla falsa riga di quanto visto nelle partite precedenti. La squadra è stata rinnovata e serve tempo per acquisire maggiore intesa, ma probabilmente ci si aspettava un Pescara più avanti nel lavoro in questa fase della stagione. Su questi aspetti Auteri e il suo staff dovranno lavorare coi calciatori e non è il parlare o meno dei problemi difensivi del Pescara a fare la differenza, come a volte fa intendere in conferenza il tecnico siracusano. Di positivo c'è, d'altro canto, la voglia di lottare della squadra e la condizione atletica, aspetti che spesso consentono al Delfino di finire forte le partite. Non è stato ancora identificato il bomber, ma la squadra segna con regolarità, pur non avendo mai superato il limite dei 2 gol a partita. Ma la fase offensiva è buona e può migliorare. La crescita va fatta, come detto, in quella difensiva. E se si ripensa alle partite con Viterbese e Vispesaro, sarà evidente come il match sulla carta abbordabile contro la Fermana non può essere minimamente sottovalutato. Torneranno a disposizione Di Gennaro e Diambò, da valutare Drudi. Con Rizzo ancora out, sarà interessante capire se accanto a Pompetti Auteri schiererà Diambò per un centrocampo verde, concedendo un po' di riposo a Memushai, o se toccherà ancora all'esperto centrocampista albanese. Sul fronte Fermana ci saranno il difensore Blondet e gli attaccanti Marchi e Cognigni, tenuti a riposo a inizio settimana. Fuori causa Scrosta, Boateng e De Pascalis. Il tecnico Riolfo, subentrato 4 giornate fa al dimissionario Domizzi, dovrebbe ancora affidarsi al 4-3-1-2. Mancherà lo squalificato Capece. Cruciale la posizione dell'ex aquilano Frediani, quella di trequartista, che il Pescara ha sofferto molto lunedì scorso a Chiavari.